Io sposo Nancy Brilli. Il bello è che Nancy Brilli non lo sa e se ne accorgerà. Infatti, gli ho lasciato un messaggio ieri sera. Abbiamo molto riso perché ci siamo messaggiati. Ho detto: oh, ti ricordo che domani mattina ci sposiamo. Infatti, ha detto: mi preparo. Lei ha detto: mi lavo, faccio qualcosa. E ci ha fatto molto ridere, devo dire, a noi questo repêchage di una storia che non è stata però così, ve lo dico subito, perché noi raccontavo che. Quando ci siamo sposati a Riano e l'idea era di sposarci fuori Roma proprio perché volevamo fare una cosa più tranquilla, che non ci fosse cosa. Io sono arrivato con 45 minuti di ritardo, anche se lei gli ho detto quando gliel'ho raccontato la motivazione per cui ero arrivato in ritardo, sembravo come, ve la ricordate, la scena dei Blues Brothers quando lui si butta per terra che dice l'invasione delle cavallette, la terza guerra mondiale, cioè che trova una scusa per questo ritardo. E invece, no, la scusa, no, era vera, era vera, lo giuro sui miei figli, perché io arrivavo da Roma e quel giorno c'era l'arrivo a Roma, che andava dal Quirinale, del primo presidente argentino, che si chiamava Alfonsine. Controllate sui vostri internet. E quel giorno io venivo da dove abitavo, beccando il Lungotevere, e c'era servizi, insomma, praticamente, ma perché dovevo fare quella strada. Lei non mi ha creduto, ma io ve lo ribadisco che oggi potrei, no? Passati tanti anni, invece fui bloccato. Potrebbe essere l'idea per un film, no? Che questo parte, il presidente argentino, mannaggia la pampa e chi ti ha mandato, no? Potrebbe. Mi piace questo coglioncione adorabile e mi piace proprio per quello, no? Io faccio spesso questi personaggi un po' Capitan Fracassa, perché lui è uno sportivo. È un maestro di tennis, ma in realtà è stato un grande, cioè un campione, uno che ha giocato nella nazionale e che è rimasto purtroppo famoso perché ha sbagliato questa palla pazzesca, un millimetro, io dico un millimetro, ma ha cambiato la vita perché ha sbagliato tipo la palla definitiva alla Coppa Davis. E questa cosa glielo dirà anche Adriano Panatta quando lo va a trovare, dirà sempre: Ivan, ti posso con la palla, dica Adriano, mettiteci pure te. Ecco, insomma, c'ha un passato da sportivo. Una vita girando tornei in tutto il mondo, quindi è uno, oggi si direbbe un single, una sorta di zitellone sportivo che ha passato tutta la vita a correre dietro alla racchetta e avere, ma non abbiamo fatto neanche una sorta di Don Giovanni dei circoli, no, invece uno un po' un coglioncione da questo punto di vista, bello, cioè uno sempre col senso della sportività. Lui ogni volta che parla con lei o cerca di risolvere un problema con le ragazze o una qualunque cosa, il raffronto lo fa sempre con cose sportive, no? No, perché una roba del genere è come, cioè, come quando tu stai in una finale, capito? È perché la vita è un rovescio, scusa, cioè, è tutto legato a un mondo che ha vissuto tutta la vita giocando a tennis. L'incontro in età matura con questa donna molto pazza ma molto affascinante lo trascina nel gioco di dire: vabbè, stavolta entro anch'io dentro quattro mura. E solo che si trova quelle tre lenze arrabbiatissime, simpaticissime, che sono le figlie di lei, che chiaramente all'inizio lo guardano pure un po' male questo qua. E lui è prostrato come un tappeto davanti a questo, cerca di fare di tutto. Insomma, c'è un gioco della commedia che non voglio svelare, ma insomma che fa poi e costruisce la commedia stessa. Ci conosciamo talmente bene, ho sempre ammirazione da questo punto di vista, perché se ha deciso di fare questa cosa c'è una motivazione sulla quale bisogna riflettere, e lo fa, e io l'adoro, mettendoci la faccia. La cosa che mi deprime è che si sta risolvendo in una dichiarazione, come dire, una messa in gioco di personalità come le nostre, che hanno coscienza di quello che sono. Io faccio il giullare di professione, anche se ho una seconda vita politica, io ho amministrato sta città, tutto quello che volete voi. Però la cosa che mi dispiace non è. Con Sabrina parleremo, ci siamo già mandati messaggi e avremo occasione per discutere su tante cose che ci fanno bene. E quelli che stanno zitti, e quelli che non parlano, e quelli che non dichiarano, e gli intellettuali che vorrei che venissero a dire le cose loro, non ce le lasciate dire a noi. D'altra parte, questo paese i conti li deve fare con l'idea che un comico
ha tirato su un partito che ha preso il 25% dei voti. Allora, io non sono del Movimento 5 Stelle, però devo riconoscere che se esiste questa realtà, i conti ce li devo fare, no? E allora, oggi tutti la dichiarazione è, allora poi subito la dichiarazione è mia. E giustamente con Sabrina ci siamo messi già dicendo, siamo sempre noi due poi alla fine che... Ma non è che io ho bisogno di questo per diventare famoso, non so come dire, non, anzi, no, mi guadagno sempre pure antipatia, guarda qui, qui è tutto. Il problema è perché non parlano e si indignano quelli che potrebbero. Io purtroppo sono anziano e sono abituato che poi parlava Pasolini, poi parlava Moravia, poi parlava La Morante, che ne so, cioè qualcuno parlava. Forse non ci sono più loro, d'accordo, ma qualcuno che possa essere, no? Più intellettuale di noi o che possa avere più credibilità, tra virgolette, che dica, stanno zitti, non si indigna nessuno, ci indigniamo solo noi, vabbè.